Amici di Milan.soccer, da me e da Mimi e la Lana, caldissimo. Buongiorno, 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 buongiorno. Allora, facciamo stare zitti un attimo. Prima di cominciare, vi chiedo una piccola cortesia, se non è di troppo disturbo: l'iscrizione al canale è qui sotto. Farlo è semplice e gratuito. Intanto, attivo Mimi. E eh sì, perché stiamo crescendo, stiamo arrivando a 15.000, 15.000 e 15.000 significa per noi che siamo piccolini, un gatto, qualche pupazzetto, è un pazzo. È eh, tanto, ma siamo pazzi. E proprio perché siamo pazzi. Che andiamo tutti, io, Alienino, il gatto e Mimila Lanna a fare le domande scomode, perché questi non rispondono mai. E allora? Il nostro obiettivo è diventare, come dire, un punto di riferimento per le domande che voi vorrete fare. A tal proposito, vi voglio informare che se qualcuno di voi ha il piacere di partecipare al canale, è ben accetto. Come si fa? Semplice: voi ci mandate un video. Un video di contenuti però ragazzi, né insulti né parolacce, nulla di tutto questo. Un video, qualunque sia il vostro pensiero. Questo è un canale aperto, è il vostro canale. E noi, una durata di un, di un minuto insomma, più o meno, e noi lo pubblicheremo ufficialmente tra gli short. Quindi fatemi sapere chi vuole fare un video, se c'è qualche Milan Club, se c'è diciamo, qualcuno che vuole andare oltre i commenti e che ci vuol mettere la faccia. Saremo il primo canale uh, del Milan dedicato al Milan ad un format in cui apriamo a tutti voi. Deve essere davvero il vostro canale e non solo perché è uno slogan. Quindi mi raccomando, se avete voglia di fare un video, noi siamo pronti ad accoglierlo, a metterlo ufficialmente tra gli short, e poi, in questo talent, in questo talent uh, show eh, chi. Avrà ottenuto più like, beh, avrà un premio, un premio speciale della redazione. Quindi ve lo ricorderò anche nei prossimi giorni. Arriviamo alla questione di copertina. Mi raccomando, il like. Eh? <ride> La questione di copertina. La questione di copertina è molto semplice. Ma che cosa ha combinato Camarda? Incredibile. E allora mi sta venendo un dubbio, <coughs> anzi è più di un dubbio perché questo dubbio so che sta venendo dentro, dentro, agli uffici dove ci sono i bottoni di comando, ma piuttosto, anzi faccio un passo indietro, quando vedo nelle squadre il Barcellona, il Real Madrid, il Manchester City, far giocare ufficialmente giocatori che comunque... Sono talenti, su questo non c'è dubbio, perché se no non giochi lì. Però non si sa se diventeranno davvero top player, star fenomeni. Ora, in questo caso, ma non è che per caso, scusate il gioco di parole, noi abbiamo pescato il jolly dal mazzo. Perché tante prove fanno più, tanti indizi fanno più di una prova. In questo caso, non so se avete visto davvero quello che ha combinato Camarda, ma il gol è praticamente clamoroso. 2-1 alla Svezia. C'è tutto un Milan nell'Italia Under-17. Abbiamo una squadra Under-17 dell'Italia che si regge sui giocatori del Milan. E allora, l'idea che sta balenando... Perché si prendono due piccioni con una fava. I due piccioni e eh, la fava. Vabbè, me la sono giocata da solo. Perché l'idea che sta balenando è che non vada all'Under 23, alla fine, chi se ne frega del Milan Under 23, ma che venga direttamente in prima squadra. È successo! è Successo per tanti giocatori, non è che è la prima volta nel mondo! Però in questo caso sarebbe la prima volta per questo club che prende i due piccioni. Perché? Perché da un lato il rinnovo che è praticamente sul tavolo prevede un costo che è decisamente basso per un titolare che possa dirsi un giorno campione, ma oggi uno che segna. Ma segna, ma segna bene. Andate a vedere il gol dell'europeo under 17 che ha fatto alla Svezia, ora paragonarlo come ha fatto qualcuno. Ecco, diciamo alla Van Basten, il gol alla Van Basten. Lasciamo <coughs> perdere. Lasciamo perdere i santi che sono in paradiso. Ma sì. Io vi chiedo, Camarda titolare sì, Camarda titolare no. Comunque Camarda nella rosa dei titolari sì e quindi lasciamo perdere Jovic, lasciamo perdere altri nomi, perché poi un altro ovviamente attaccante ci vuole, ci mancherebbe altro e allora va bene si piuttosto che Sirkesi, piuttosto che David, non lo so, staremo a vedere. Però il fatto che loro abbiano in casa questo talento ed altri talenti, perché <coughs> l'idea e che al di là dell'under 23 oggi è veramente caldo al di là dell'under 23 ci possa essere diciamo così un, un, un milan giovane che supporta la prima squadra e allora sto pensando visto che il budget l'abbiamo visto stamattina è di 100 milioni più le cessioni che andremo a considerare il costo di giocatori oggi di un buon giocatore medio è di 40 milioni 35 milioni abbiamo visto i giocatori da 35 milioni che sono venuti da noi l'anno scorso no quindi un buon giocatore ha un costo di 35 milioni 40 milioni più o meno e allora le caselle da riempire sono tante ecco se queste caselle visto e considerato anche le ambizioni del Milan eh? Eh, il problema è questo cioè se io dovessi pensare ad oggi a un Milan che vuole andare a vincere la Champions non lo so ci penso faccio un progetto lo tengo ai margini tra l'under 23 e qualche convocazione con partite semplici ma visto e considerato, cari amici, che dobbiamo iniziare a ragionare anche abbassando l'asticella dell'ambizione, ma a questo punto piuttosto che prendere uno che non segna o quello dell'ultimo minuto che ha solo due o tre anni più di lui, ma mi tengo lui, cioè che cosa mi interessa andare a spendere eh, uno stipendio o andare a spendere 15-18 milioni per un giocatore che poi fa la fine di Orighi? Cioè, mi tengo lui, cento volte mi tengo lui, almeno lo faccio crescere. Ed è quello che sta pensando Gerry Cardinale, Lentourage, Furlani. E il sorriso è fino a qui, perché questo segna, è forte, alla fine inizia ad avere quasi... è maggiorenne, insomma. <ride> insomma, l'età è giusta, ci siamo, eh? Il Milan purtroppo per noi, spero di sbagliarmi e sarò il primo a chiedere scusa, abbassa l'asticella dell'ambizione a questo punto piuttosto che buttare 20 milioni, 18 milioni. Fatemi sapere voi cosa ne pensate. Io voterei sì ad un Camarda subito in prima squadra, ma stabile, stabile nel senso che poi speriamo che Piolao eh, Fonseca, il Pioli portoghese, Piolao non... Non faccia come ha sempre fatto, cioè ha tenuto giocatori come Adli per tre anni in panchina, 5 12 anni in panchina, poi si è accorto che poteva scendere in campo ed altri che non sto qui a ricordare. Fatemi sapere cosa ne pensate e fatemi sapere se avete voglia di fare un video perché questo è veramente il vostro canale. Ciao!